Don Diego si teneva le mani in tasca e camminava lentamente, ma a passo fermo, come un uomo assorto, si dondolava come qualcuno che non guarda dove caccia i piedi. Fumava una pipa di terra rossa a tubo di canna ricurvo, o piuttosto serrava quell'infetto utensile tra i denti, poiché il camminetto ne era spento. Egli aveva la testa nuda, la parte culminante del cranio completamente calva, dal fronte all'occipite, mentre le lunghe ciocche di capelli alle tempie spaziavano al vento. Il vaiolo aveva butterato alquanto il suo largo viso e gli stigmati onde esso lo aveva forellato riflettevano la luce in modo più vivo, rialzavano il tuono del colore della faccia. Egli aveva quel bruno che va sul giallo proprio dei temperamenti bigliosi, il quale nella collera diviene livido e bianco pallore a seconda dell'intensità della passione. I muscoli del suo viso magro disegnavano delle protuberanze, dei solchi e gli davano l'aria di un uomo cui delle forti contenzioni dell'anima avevano devastato. Ma non bisogna confondere ciò con le macerazioni della vita ascetica, né con le consumazioni della meditazione. Queste due ultime cause smungono altresì una faccia umana, rilevandone i lineamenti, ma esse le danno nel tempo stesso quel certo che è di luminoso che emana dall'anima, dall'aspirazione verso l'alto dei santi e degli scienziati. Si sussurravano sul suo conto delle chiacchiere di provincia, le più infami, le più strane, le più assurde calunnie. Lo si credeva alchimista, amante di sua sorella, mago, fabbricatore di monete false, assassino di fanciulli e sacrilego, cospiratore, autore di belli ingiuriosi, empio, socialista, ateo, santo che faceva dei miracoli per dire annoiarsi, dotato della potenza di evocare gli spiriti, possessore di un demone familiare, nasconditore di briganti, corruttore. Don Diego subiva la calunnia come egli soffriva la miseria, con impazienza, ma senza lamentarsi agli impotenti, puntando il giorno, l'ora, l'occasione di uscirne, di spogliarsi del suo solito inviluppo di larva e di venire. Essere alato. In che modo? Quando? Giammai forse, e si diceva. Ma egli concentrava tutte le sue forze ardenti della sua anima su questo punto. Viveva di quell'ora di sogni. Vuoi delle uova? Dimandò bambina passando a costa di suo fratello nel giardino e ribassando la soprargonna a cui aveva rimboccata sul capo. No, rispose Don Diego, continuando a passeggiare. Bambina entrò nella sala, accese una candelina, accese un candeliere con una miccia intinta nello zolfo, come usava allora, e cominciò a mondare l'insalata. Essa pensava a qualcuno che allora abitava a Napoli e borbottava il suo rosario, querelandosi nel tempo stesso col gatto, col cane, col porco, quando ella si era accomodata in un piatto la scarola e la rughetta, guardò sulla pignata, se la pignata bolliva e come l'acqua canterellava di già, prese un pizzico di sale nel mortaio, una cucchiaiata di lardo tritata sul tagliere, gittò il tutto nell'acqua bollente con qualche foglia di prezzemolo, poi andò a prendere il piatto di farina di gran turco e cominciò a versarlo a guisa di neve, a piccoli pugni nella pentola, agitando la mischianza col mattarello. Quando pensò che avesse messo abbastanza farina e di averla abbastanza rimescolata per frangere i grumi, si allontanò dal fuoco e lasciò che la polenta cuocesse dolcemente.
Il martello della porta scoccò 3 colpi. L'orologio della chiesa suonò 1:30. Il fratello e la sorella si guardarono negli occhi, come se arrivasse qualche cosa di insolito e straordinario. A quest'ora, disse il bambino. Don Diego si alzò e andò ad aprire. Buonasera a Vostra Signoria, Don Diego, disse entrando il familiare della Curia, la cancelleria del vescovo. Riporto una lettera del segretario del Monsignore. Date qui, disse Don Diego, prendendo la lettera. Vi occorre risposta? Non mi ha detto nulla. Entrate, Mastro Prospero, gridò bambina, che io vi verso un bicchiere di vino. Mille grazie, donna bambina, rispose il familiare, cioncando 2 bicchieri mentre Don Diego leggeva la lettera. No, disse questi, non v'è risposta da dare. Buonanotte, alla signoria vostra, disse il familiare, e partì. Don Diego richiuse la porta, poi ritornò a sedersi a tavola senza fiatare. Che vogliono dunque? Chiese la bambina. Leggi e capisci, se puoi, rispose Don Diego, porgendole la lettera. Bambina prese il foglio episcopale e lesse a voce alta. Signore Reverentissimo, Sua Eccellenza Reverentissima Signor Monsignore di Montecastro vi invita a passare domani al Palazzo Episcopale dopo la messa a 14 ore, avendo talune cose a comunicarvi personalmente.